Ma che domande sono queste? E allora perché mai lo Stato vi obbliga ad andare dal medico per la diagnosi, l'operazione, la prescrizione delle medicine? E perché mai lo Stato vi obbliga ad andare dagli ingegneri per la costruzione del vostro palazzo in cemento armato? E perché mai lo Stato vi obbliga ad andare dagli avvocati per difendervi in giudizio? Non potreste risparmiare le parcelle di tutti questi professionisti? No, perché lo Stato sa che questi professionisti tutelano un bene superiore alla vostra stessa volontà. Non vi è lecito andare in farmacia e comprare un veleno per uccidervi o magari per uccidere la suocera. Non vi è lecito costruire da soli un palazzo che crolla uccidendo non solo voi, ma anche tutti quanti i passanti. Non vi è lecito difendervi da soli perché magari, ignorando un banale termine di prescrizione, venite condannati anche se innocenti. Per i notai è lo stesso, perché il diritto alla proprietà privata è un diritto costituzionalmente garantito come la salute, come la giustizia, e sono i notai che vi garantiscono l'ottenimento di questo diritto costituzionalmente garantito. Ma non è finita, perché non è solo una questione di consulenza per il raggiungimento dei vostri interessi, per la tutela dei vostri beni superiori alla vostra stessa volontà, ma il notaio non è solo un professionista abilitato regolarmente, come sono abilitati i medici, gli ingegneri, gli avvocati, i geometri, eccetera, 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 e tutti gli altri professionisti. Il notaio, tra tutti i professionisti, è l'unico che ha dato anche un concorso pubblico. Sapete cos'è un concorso? È una selezione come il dipendente delle poste, come il commissario di pubblica sicurezza, come tutti gli impiegati pubblici, così come previsto dalla Costituzione, perché il notaio è anche un funzionario dello Stato, perché il notaio tutela non solo quel bene superiore alla vostra volontà di cui vi dicevo prima, ma tutela interessi primari e diretti dello Stato. La certezza del diritto è un elemento essenziale per la sicurezza dei traffici giuridici ed economici, senza la quale l'economia va giù, dalla crisi non si esce. Tutti quanti i nuovi paesi emergenti, la prima cosa che fanno è quella di introdurre il notariato nel loro sistema, la Cina, la Russia, tutti i paesi dell'est, perché hanno capito che senza certezza del diritto non vi è sviluppo economico. E poi ancora, la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, al riciclaggio, con la tracciabilità del denaro, con le segnalazioni che vengono fatte alle autorità competenti, oppure anche la riscossione delle imposte, ad esempio, che il notaio paga di tasca sua come pubblico funzionario. Se voi date un assegno a vuoto delle banconote false, è il notaio che paga di tasca propria. Se sbaglia, lo Stato prende dal notaio. Ci sono 2 mesi di tempo dopo l'atto. Se per caso l'ufficio si è sbagliato al momento della riscossione, ha altri 2 mesi di tempo per fare meglio i calcoli o per tirare fuori dal cassetto l'ultimo circolare e farlo pagare al notaio. Questo con l'autenticazione della scrittura privata voluta da Renzi col DDL concorrenza non c'è. Sì, all'ultimo momento ora l'ha cambiato, si è un po' reso conto, gliel'hanno detto all'Agenzia delle Entrate e ha messo un obbligo dei nuovi certificatori alla registrazione, ma sono chiacchiere, perché il Premier Renzi non sa la differenza tra le vere e proprie norme e le norme cosiddette ordinatorie, che non hanno sanzioni. La norma, per essere una norma, per essere obbedita, ha bisogno che sia collegata ad una sanzione. Se i notai non pagano le imposte, vengono sospesi dall'esercizio della professione, vengono radiati se l'hanno fatto apposta, mentre invece così non succede per i certificatori. Che succede se non registrano? Che succede se in base a una sentenza del Tribunale di Canicattì ritengono che l'atto non vada tassato a 100.000 euro, ma vada tassato solo a 100 euro? Pagano 100 euro, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, non rispondono in proprio, mentre invece il notaio risponde in proprio. Da qui l'essenzialità della presenza del notaio, che garantisce un gettito annuale di 11 miliardi di euro puliti, sicuri, tranquilli, senza spese, senza aggio, senza Equitalia, perché il notaio è un riscossore delle imposte,
col principio del riscosso per non riscosso. Anche lo Stato, quindi, ha bisogno del notaio. Ci sarebbero mille esempi a questo riguardo da dare. Pensiamo semplicemente alla ultima legge che obbliga il notaio alla verifica tra le risultanze ipotecarie e quelle catastali. Non si può stipulare l'atto è nullo se non viene fatta questa verifica. Ci sono dei notai che addirittura descrivono nell'atto notarile la loro operazione di constatazione della uniformità tra questi due diversi registri. I notai non possono sgarrare da questo punto di vista. Adesso che succede? Succede che con le misure fai da te si vorranno vendere immobili abusivi, immobili difformi, immobili inesistenti, senza che nessuno si prenda la responsabilità di questo vulnus che rimane nei secoli, perché una volta che un immobile è passato in maniera difettosa, rimane questo difetto per sempre, anche quando l'acquirente, fischiettando tranquillamente, andrà a rivenderlo una seconda volta e si scoprirà che il suo acquisto non era fatto bene. Sarà un garbuglio, un pasticcio assolutamente inestricabile. I notai combattono per questo, non per il portafoglio, ma per impedire che un sistema sicuro, collaudato, tranquillo, che ha fatto dormire adesso sogni tranquilli a tutti quanti, non venga irrimediabilmente leso. Questo è quello per cui i notai combattono, non per il loro portafoglio. Mettete pure tutti quanti i notai a stipendio, inventate qualche altra cosa, raddoppiate o triplicate il numero di notai, ma lasciate il sistema intatto, liberalizzate i notai, bene, ma qui non siamo di fronte a una liberalizzazione dei notai, qui siamo di fronte a una liberalizzazione delle compravendite, qui siamo di fronte al caos più assoluto. Poi certo, magari fra 10 anni, fra 20 anni ci sarà un giudicato, una sentenza, vi darà ragione perché il venditore vi ha mentito e vi ha venduto un appartamento che non esisteva, ma fra 10 anni, fra 20 anni, nel frattempo i guai sono solo vostri, perché ricordatevi, sappiate quello che il Premier Renzi o il Presidente Obama non sa, che in Italia, col nostro sistema di diritto privato, col nostro sistema giuridico, senza notai, sono solo guai.